Il viaggio itinerante del videogiornale, tappa in città, tra precarietà e degrado ad Agrigento. L'intervento dell'associazione Agrigento Punto e a Capo. Davide Saglia. Il degrado ad Agrigento non fa più notizia ed è quasi consuetudine, una spiacevole consuetudine che tocca indistintamente diverse zone della città. A seguito della segnalazione fatta da Agrigento Punto e a Capo, abbiamo voluto verificare la situazione di abbandono che persiste a pochi passi dall'ipogeo Giacatello. Il sentiero, una volta praticabile, che ha accesso nei pressi del Pala Nicosia, adesso una discarica pubblica a cielo aperto, figlia di un'inciviltà purtroppo diffusa. Si può constatare infatti la presenza di recipienti in Eternit e di altri rifiuti. Nonostante sia in piena zona archeologica, la pertinenza di questa strada è comunale, quindi è il comune che dovrebbe interessarsi a questa situazione ed intervenire ripulendo e bonificando una strada che potrebbe essere anche utilizzata per fini turistici e non. Degrado simile è presente anche nella frazione di Montaperto in via Gorizia e in merito a queste situazioni sono intervenuti gli attivisti di APC. Ci stupisce come con questo sistema di videosorveglianza non si riesca ad intercettare questi cittadini, io li definirei in altra maniera, com'è che non vengono intercettati e puniti per come la legge prevede. Ma ciò nonostante, dico, questo deposito ha le caratteristiche che sembra che non sia una cosa, questa discarica non sia nata ieri, ma che rappresenta appunto dei segnali di tempo. È da molto tempo, insomma, che perdura questa situazione. Sappiamo per le vie brevi, abbiamo appreso che l'ASP già è intervenuta in questo luogo attraverso la nostra segnalazione e sappiamo che fra qualche giorno qualcosa accadrà, ecco. Alcuni cittadini di Montaperto ci hanno segnalato attraverso delle foto una situazione che in via Gorizia di Montaperto, diciamo una via, quasi una via principale, perché finendo questa via si accede proprio all'interno del paese, ci sono dei serbatoi, dei cassonetti di spazzatura, a fianco dei quali, come avete visto qua, sono depositati serbatoi di Eternit e scorie di lamelle di Eternit. E anche questa è una situazione di grande degrado. Vogliamo incoraggiare il comune a fare un ufficio amianto per aiutare i cittadini nello smaltimento anche attraverso delle sovvenzioni e speriamo che abbia fatto intanto la gara, sia finita la gara per trovare la società che deve smaltire l'amianto, perché le tracce si perdono a settembre 2013 nel sito del comune, quindi ho un problema di trasparenza o un problema perché non abbiamo la società. E inoltre il comune dovrebbe fare il censimento delle strutture pubbliche che hanno questo cemento amianto, comunque strutture fibrose, per esempio prendere come emblema, come testimonial, il recipiente di Eternit che c'è proprio sopra l'ufficio comunale con sopra la pala di fico d'India in pratica. Altra situazione di degrado e di abbandono è la via Seneto. Oltre al marciapiede a piedi e alla strada c'è da segnalare la condizione in cui versa la villetta comunale, un piccolo giardino che seppur precariamente per diversi anni è stato fruibile, ma che adesso è stato definitivamente chiuso. Come tante cose in abbandono, diciamo che potrebbero essere riutilizzate, comunque basta poco per poi darla, diciamo, all'uso dei cittadini. Il problema è che questa villetta è stata abbandonata ed è una villetta, diciamo, che ha un valore nevralgico perché sta, diciamo, in una situazione, diciamo, abbastanza abitata, per cui un po' di spazio verde attrezzato potrebbe essere utilizzato per i bambini per giocare o per fare altre cose o comunque per permettere, diciamo, alla comunità di gestire anche lo spazio all'aperto. Tra l'altro potrebbe essere ingrandita la villetta utilizzando praticamente lo spazio che era attiguo all'asilo Esteneto, attualmente chiuso per cemento depotenziato. E in questo caso ci auguriamo che gli uffici del comune abbiano inserito questo spazio del comune, questa struttura, chiedendo dei bonus dalla regione per il rifacimento della struttura e il suo abbattimento.